Ciao a tutti amici, benvenuti in un nuovo video Terra Piatta. Oggi i commenti memorabili nei miei due video, che linkerò sotto, andatele a vedere. Centinaia di commenti, teorie nuove che nessuno sapeva, insulti migliori, bellissimi. Addirittura c'è anche il complotto del complotto, cioè il servizio delle Iene sarebbe stato fatto apposta per screditare, mettendo degli attori, quelli che avete visto erano solo attori, per screditare i veri piani dei potenti che ci comandano con le scie chimiche. Ma veniamo a noi subito con i commenti bellissimi. Allora, si vendono libri anche sulle guerre? Questo era un riferimento, perché io ho detto è tutto un business per fare libri, dai, vendere libri. Cosa vuol dire che le guerre non esistono o le guerre si fanno per vendere libri? Che giustificazione, ragazzo, è? Allora spiegate come mai l'acqua di mari e oceani si curva piano piano, perché la mia logica dice che l'acqua sta in piano e non si curva. È ovvio, no? Si sa che l'acqua, se pigli un bicchiere, l'acqua è in piano, non è che... Oltre l'Antartico si nascondono altre terre, idiota. Come si fa a pensare che si mette in discussione una forma e basta? E cosa cambierebbe poi se fosse piatta nello spazio? Perché nasconderlo? Non ha senso, capisci? Altre terre sì che hanno senso nasconderle, deficiente. Quale effetto Pac-Man? Si parla di terre tonto. Le Iene non hanno menzionato niente della vera ricerca, ma solo le cose più stupide messe in mezzo per infangare un'intera tematica, menzionando l'effetto Pac-Man. Infatti, vedete, la gente si ricorda l'effetto Pac-Man, perché quella era proprio una delle teorie studiate. Vabbè, ovvio, ovviamente dopo quella dei giganti, Menzionando l'effetto Pac-Man, nascondono ancora di più che questa gente vuole dire che non si nascondono la forma, ma altre terre. E se ci sono altre terre, la Terra è piana. Non è un disco che sfeccia nello spazio, coglione. Come si fa ad essere così limitati e chiusi? Come cavolo fate? Cioè, voi che mi state... siete limitati. E vogliamo parlare dell'Australia? Il grande bluff della storia. Sì, che lo sapete, secondo me, uno dei terrapianisti in incognito che non abbiamo scoperto solo adesso. Alberto Sordi, per chi mi ricorda, nel 1970 fece il film Il libato australiano cerca moglie. Era un terrapianista. Chissà dove l'hanno girato, sicuramente in Arizona, in qualche studio ad hoc. Gli alieni sono già tra di noi, controllano gli Stati Uniti, le scie chimiche servono a cambiare il clima. Alcuni di loro un tempo hanno copulato con le femmine terrestri, dando origine a una razza monosangue che la Bibbia ebraica ed Enoch chiamano Nephilim, i quali nelle traduzioni greche successive vengono chiamati giganti. È tutto scritto nella Bibbia. Avete capito? Nella Bibbia, che è un libro scientifico vero, dove ci sono prove certe, sì. Vedi, non è che c'è soldi. Prossima. Perlomeno i terrapianisti, evidentemente i terrapianisti, cioè evidentemente questi siano i terrapianisti, non i terrapiattisti. Quindi amici, anche la... anche la terminologia è importante. Perlomeno i terrapianisti hanno il coraggio di analizzare cose che gente come voi, cioè come me, come te, danno per certo. Sai che esiste la legge della densità e flottazione? Sai la differenza tra legge e teoria? Il problema è che tu non sai un cazzo e pensi che stando in auto, sparando cazzate, senza senso, tu sia una persona intelligente. Invece di sparare cazzate, affronta le prove certe dei terrapianisti con altrettante prove che smontano la teoria. Allora, ti pigli qualsiasi libro scientifico, lì non sono teorie, lì sono dati scientifici. Sei te che dici teorie. Prossima.
Peccato che il mare trova sempre il suo livello naturale. I terrapiattisti nascondono dai dati ufficiali della curvatura che nel lago Michigan non si rileva. Si vede chiaramente lo skyline di Chicago che dovrebbe essere coperto dall'ipotetica curvatura. La curvatura che voi intendete è come la funzione... E come funziona la prospettiva? August Picardi, il primo astronauta, disse in una rivista di Popular Science che lassù si vede un disco piatto. Prova definitiva, L'ammiraglio Byrd della Marina militare americana in un'intervista del 1958 parlò di continenti grandi come l'America mai visti dall'uomo dopo il Polo Sud nel 59, qui la prova definitiva, L'anno seguente, che ovviamente prima era il 59, il 59 bisogna dirlo, l'anno seguente è stato firmato il patto artico e tutte le restrizioni ora grandi tennisti sarebbero quelli che giocano a tennis o chi sarebbe, i grandi tennisti come lui, e qua c'è un Instagram, non lo so, scendono in campo su Instagram e le TV proprio da due giorni cominciano a sfottere i terrapiattisti senza parlare di temi interessanti come proprio il lago Michigan, che è la prova di una terrapiata. Scusa, ma perché devi andare a complicarti la vita in un lago? Il lago sarà grande quello che vuoi, ma perché non lo fai il mare? Te vai in Spagna, dalla parte costa atlantica, metti un telescopio e mi fai vedere New York. Se vediamo New York, hai ragione, tanto semplice, no? Bisogna andare nel lago Michigan, che magari ci sono le montagne di mezzo. Non sono mai stato al lago Michigan, sarà gigante, ok? Però, che cavolo, vai al mare, tanto semplice. Vai a Rimini, se mi fai vedere l'Albania con un telescopio, allora hai ragione. Scusa, perché all'orizzonte del mare non si vedono montagne? Se è piatta, sei piatta. Ragazzi, allora la Terra è piatta, alla fine della Terra c'è un portale per teletrasportarsi dall'altra parte del mondo. Ovviamente gli aerei stanno fermi come la Terra e il governo ci manipola con le scie chimiche. Queste sono quelle che ho sentito. Diciamo, questo è teorie mescolate, non abbiamo capito se questo ci crede o era solo per dircelo. Ma passiamo adesso alla teoria vaccini. E qui abbiamo la prova scientifica. Io sono vaccinato, ma sono sempre ammalato, respiro a fatica, cammino zoppo, mi sto facendo la chemio, vedo male, mi gratto la pelle tutti i giorni, sono sempre stanco, eccetera, eccetera. Come mai? Allora io un mese fa ho avuto un raffreddore, sono stato ammalato a letto e sono vaccinato. Altri dubbi? Poi passiamo al complotto del complotto. Praticamente si suppone che il servizio delle Iene sia stato un servizio pilotato con attori pagati, soprattutto quello con la maschera che non si è fatto vedere perché chissà chi era dietro, per screditare le persone che veramente fanno questi tipi di ricerca per fare in modo che i grandi potenti siano lasciati indisturbati dietro. Vediamo i commenti. Non si può guardare un servizio del genere e non capire le intenzioni. Ma dove esiste questo effetto Pac-Man? Nota da solo chi è che dice le più grosse cagate? Quello con la maschera è uno pagato. Ma come fai a non dare per scontato che hai pagato per ridicolizzare invece che dare per scontato che la gente sia impazzita? Bah! Forse sei troppo colto e poco intelligente. Se non sai, esiste una grande differenza tra l'essere colti e essere intelligenti. Ecco, io sono intelligente, sei scemo. Prossima. Se le Iene e tu non siete terrapiattisti, ok? Come fate a sapere che questi sono i veri motivi dei terrapiattisti? Ecco, finito, ho detto tutto. Ti puoi anche ritirare adesso. Aspetta, non l'ho capito. Allora, se tu e le Iene siete terrapiattisti, ok, come fai a sapere che questi sono i veri motivi dei terrapiattisti? Prossimo. Bello credere alla TV e soprattutto alle Iene, dove hanno preso persone che non capiscono niente della teoria
parlano di cose assurde, effetto Pac-Man, chiese costruiti dai giganti, l'Australia non esiste. Queste informazioni non hanno a che vedere con la teoria. Mi chiedo adesso, non è che l'hanno fatto per deridere i terrapiattisti e non far credere a tutto ciò? Vi invito caldamente a informarvi bene, di guardare questo video dei scienziati veri, ricercatori di terra piatta, e se volete capire qualcosa guardatelo tutto, così notate quanto è falsa e venduta la TV. Io l'ho guardato, un mattone allucinante, un pezzetto, diciamo, ma teorie astrusissime, toppe. Adesso passiamo agli insulti, perché si sa, quando le teorie finiscono, entrano in gioco gli insulti, no? Perché è più facile, diciamo. Cioè, quasi più facile raccontare una balla. Ora capisco perché la gente dorme. Mi basta guardarti in faccia per sostenere che non ti sveglierai mai. Hai una faccia da demente. Pezzo di imbecille e idiota. Che non sei altro, fai parte anche tu dei sionisti. Il vero motivo è, non il falso, i veri motivi dei terrapiattisti. Come si fa ad essere così ingenui? Sei un troll di merda. La teoria della terra piatta per vendere libri, ma tu stai fuori, iniziando dai tuoi primi passi che ti vendono i libri sul globo. Sarà perché parli così e con sta voce di merda. Studia, cabra! Cabra! Siete tutte delle cabra! Io poi gli avevo detto, cioè, cavolo, sei un anonimo, nick anonimo, 24 iscritti. Quindi uno che è anonimo per ovvi motivi non può dire che 2 più 2 fa 4? Purtroppo no, non lo puoi. Se sei anonimo non lo puoi dire, eh? Se eri... E sulla base di cosa questa affermazione? Vedi mano a mano come esce fuori la tua natura da troll. Aspetta che ho 12 anni, come già lo hai detto, che devo andare a scuola anche. Poi cosa dirai? Che non scrivo bene grammaticalmente? Dai, cosa? Dai, spingi che ce la fai. Questo secondo me è l'insulto più bello. Perché non sei altro che una cosa, visto che non rifletti mai, ma ti attieni al servizio delle iene, accendi le basette e spegniti a schiaffi. Ah. Toppissimo questo commento. Il male del mondo non è la gente che indaga, ma le persone come te che non indagano e danno per scontato qualsiasi informazione passata per i media. Sei lo strumento primario, l'indottrinato che risponde alle domande con risposte di altri, che l'indottrinato stesso non può contestare. Il servizio delle iene è fatto per ingannare, per depistare nella vera ricerca della terra piatta. Non esiste alcun effetto Pac-Man e nessuno ha mai affermato che l'Australia non esiste. Quindi il servizio fatto per ingannare gli imbecilli pilotati come te. Mio Dio di ingenui ne ho appesi. Ma tu hai spezzato il chiodo, lui ne ha appesi, addirittura. Hai un cervello e tutto quello che ti serve, mettiti a riflettere, perché tutti, anche quelli ridotti come te, possono capire come fare la ricerca. Basta smettere di credere e cominciare a conoscere. E se non conosci, non credere, cerca di conoscere. Buona la vita. Buona vita. Ok. Di gente ipocrita ne ho viste tante, ma tu che conoscenza hai? Non è che titolo di studio, ma che conoscenza hai per aprire quella fogna? Tu perché lo fai? Per far vedere quanto fai schifo o per i soldi? Penso per i soldi, ipocrita. I tuoi ragionamenti sono molto intelligenti, conviene continuare a confidare nei libri. Da libero pensatore sei veramente spacciato. Ma non ti fai schifo da solo pensando di conoscere le cose, mentre invece credi a conoscenze di altri che nemmeno se ti impegni una vita intera riusciresti a provare a te stesso, ma sei proprio monospastico.
di tutte le riflessioni, parli di effetto Pac-Man e di altre cagate messe lì per depistare i veri ricercatori di questa tematica. Sei un troll di merda, anche scadente. Sei un troll scadente. Hai proprio ragione, il mondo è pieno di idioti, ma la cosa più triste è che gli permettono anche di pubblicare video e avere migliaia di visualizzazioni. Ciao, Kans! Kans, non ho capito cosa serve. Allora, non cercate di ridicolizzare gli altri, perché così vi ridicolizzate da soli. Non cercate, però non cercate. Parla senza sapere cos'è la condensa, sparisce subito, invece ci sono le scie che rimangono ore. Si chiama geoingegneria e scienza. Anche chi le vuole viene danneggiato pensando in modo diverso dalla massa come te. Gliene hanno fatto apposta a parlare di tanti argomenti, perché non parlano solo da terra, e viene fatto sentire la conferenza. Ripeti solo cosa dice la TV, lo schiavo perfetto. Poi, secondo voi anche Marte è piatto? Questo mi sembra più uno sfottò, che poi alla fine, a un certo momento, mi è venuto anche a me la voglia di fare il terapeuta, perché è bellissimo, puoi dire qualsiasi cosa ti passa per la mente. Il sole, lo vedete così? Voi pensate che sia un'enorme palla di fuoco gigante, migliaia, centinaia, milioni di chilometri? No, è solo in orbita, 50 chilometri, ed è piccolo così. Cioè, alla fine anch'io sono entrato nel mondo terapeuta, è troppo bello sparare le balle a gente che...